Io so. Io so i nomi dei responsabili di quello che hai chiamato golpe e in realtà è una serie di golpe istituita a sistema di protezione del potere. Così, nel 1974, Pierpaolo Pasolini inizia il suo articolo sul Corriere della Sera nel quale denuncia le responsabilità, le complicità di uomini dei servizi segreti e militari nelle stragi che insanguinano l'Italia. Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Peteano e poi Via Fani, la galleria di San Benedetto Val di Sambro, la stazione di Bologna sono snodi di una topografia dell'orrore che ancora oggi suscita rabbia e amarezza per le troppe verità negate. Chi ha voluto quelle stragi? Quale scopo avevano e soprattutto chi ne era complice? A quel tempo tutto era avvolto da un alone di sospetto e incertezza. L'idea non è stata molto diversa rispetto agli altri miei romanzi, cioè io parlo spesso delle stesse cose che sono i rapporti familiari, la parte oscura che c'è in ognuno di noi e che in famiglia, nel rapporto col partner ha una sua valenza drammatica e narrativa più forte, la difficoltà o la possibilità del dialogo tra generazioni. Un po' i miei libri hanno sempre attraversato queste storie. Con Cose più grandi di noi il tentativo era quello di raccontare lo stesso in un periodo completamente diverso, lontano e vicino, dove la reazione di queste storie, di questi argomenti in un territorio, in un tempo così particolare, finisce per connotare molto questi temi. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un commando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci per cercare... E quindi, per dirlo in maniera più semplice, il diventare adulti e essere cittadini in un periodo in cui le ideologie erano dei blocchi fortissimi finisce per parlare molto di come fosse diventare adulti e essere cittadini in un ambiente opposto rispetto a oggi, quando continuiamo a dire che attraversiamo un vuoto di ideologie, di valore, di possibili impegni. Quindi era proprio questa contrapposizione tra il pieno e il vuoto che mi veniva voglia di raccontare. Questa è stata la prima scintilla, quindi partendo dalle mie solite storie e andarla solo a posizionarla in un momento diverso. E poi immediatamente dopo è venuto tutto il resto, quindi è venuto quel mondo che io ricordo nella coda, perché io avevo l'età di Marghe, la protagonista del romanzo, quando il terrorismo era alla sua resa dei conti finali, se non già sconfitto. Però ho molto presente come da ragazzino guardassi queste cose come cose più grandi di noi, cose che si riuscivano ad afferrare con difficoltà. Il dibattito sul pentitismo era in quelle ore all'ordine del giorno nelle aule d'università, ma anche nei bar e anche a tavola la sera a cena, perché è entrato come una bomba nella discussione. Come si poteva
sconfiggere il terrorismo, era giusto scarcerare chi collaborava, anche se in molti casi si trattava di criminali feroci. Ecco, tutte queste cose devono essere rimaste nella mia testa, perché quando ho cominciato a scrivere la storia mi sono ritornate con molta carica e con molta energia.